Eccoci qui, amici, grazie per essere ancora con noi al Prima di Cena. Questa sera parliamo di un evento importantissimo al quale tutti i fedeli partecipano da secoli e secoli, però molte volte magari non conoscono davvero tutti i significati che ci sono dietro a questo evento. Sto parlando della messa. Quanti di noi sanno esattamente quelli che sono i simboli più importanti della messa? Io ne ho scoperti davvero tanti che non conoscevo e per questa ragione è tornato a trovarci Don Domenico Vitulli. Grazie Don Domenico. Parroco della chiesa di San Tommaso d'Aquino di Roma, però non è venuto da solo, è venuto dai ragazzi che frequentano la sua parrocchia, i giovani di oggi che ringrazio, sono Davide, Emiliano da sinistra, Camilla, Giorgia e Chiara. Sono venuti anche loro perché hanno un ruolo importantissimo. Devono anche parlarci di te, Don Domenico, eh? Ah, questo non lo sapevo. Eh sì, devono anche parlarci di te, devono raccontarci in che modo ti vivono, in che modo tu riesci a coinvolgerli in tutte le realtà, le situazioni che accadono nella Chiesa. Allora, innanzitutto, la prima domanda, perché esiste la Messa? Per trasformarci. Dio ha deciso che vuole renderci partecipi della sua vita. E per fare questo ci deve elevare, ci deve trasformare in qualche maniera. Quindi tutta quanta la messa è in funzione della nostra trasformazione in Gesù. Noi come comunità dobbiamo essere elevati alla vita divina. Dice la prima lettera di Pietro, partecipi della natura divina, della natura di Dio. Per fare questo durante la messa due volte invochiamo lo Spirito Santo. La prima volta perché trasformi il pane e il vino nel corpo e sangue di Gesù. La seconda volta perché a coloro che mangiano del corpo di Gesù avvenga una cosa bellissima. Diventiamo una sola cosa in Cristo, cioè la comunione dei santi. Veniamo trasformati nella presenza di Dio su questa terra. Siamo i rappresentanti di Dio per tutta la creazione e per tutta l'umanità e diventiamo una sola cosa nella carità. Senza la messa non esiste carità, non esiste chiesa, non esiste unione, non esistono tutte le grazie che il mondo, anche quello che non crede in Cristo, riceve attraverso di noi. Ci sono stati dei grandi cambiamenti però nella messa, perché ad esempio sì. Un tempo si celebrava in latino, oggi certo. Dico per fortuna non si celebra più in latino, insomma si parla chiaramente in italiano, si celebra in italiano, però anche il modo di coinvolgere i ragazzi probabilmente è cambiato, no? In che modo sì. Riesci ad avere tanti giovani attorno a te? Oddio, ne vorrei avere ancora di più. Vabbè, però ne hai tanti, Don Domenico, tu riesci a coinvolgere tutti. Beh, loro hanno bisogno di Gesù, hanno bisogno di Dio, noi siamo stati creati per Dio, bisogna dargli Dio così com'è, con la radicalità di una vita più profonda. I ragazzi cercano il senso della vita, la ragione per cui esistono e hanno una fame di verità. E Cristo è la fonte di ogni verità e dalla verità poi scaturisce l'amore perché conoscendosi profondamente si amano e amano gli altri. Guarda, ti metto subito alla prova, se questo è vero. Ragazzi, dovete dire tutto quello che pensate. Secondo voi qual è la vera forza di Don Domenico? Uno abbia il coraggio di rispondere, Emiliano. Beh, Don Domenico è giovane. E già giovane. Questo è un bel complimento nonostante i capelli bianchi, no? è giovane, molto simpatico, riesce a coinvolgere tutti con il suo carisma, è proprio forte. Sì, vabbè, a parte che potrei mettere in dubbio Emiliano la giovinezza, no? Perché comunque sia, ma col suo carisma riesce a coinvolgere tutti. Mi dici una cosa particolare che riesce a fare Don Domenico per coinvolgervi? Diciamo, riesce ad avvicinarci alla Chiesa attraverso situazioni, comportamenti che lo rendono molto attuale e vicino a noi. Cioè parla di cose reali, sì. Del quotidiano, anche di attualità, no? Anche sì, in questo sì. Senso. Ad esempio, io mi domando, Don Domenico, oggi i ragazzi sono bombardati da tantissime informazioni, certo. Da tantissimi anche intrattenimenti, certo, no? Perché certo. I social, non c'è più limite alla comunicazione. Quindi riuscire la domenica ad averli in chiesa credo che sia una bella conquista. Certo, ma loro vivono sempre un poco fuori di sé. Invece la messa... Cosa vuol dire vivere fuori di sé? Guardano sempre come se fossero al balcone. Ah.
a guardare la vita che passa. Però poi non diventano esperienze queste cose. Per diventare esperienza, quello che tu vedi e che vivi ogni giorno, ci devi riflettere, lo devi portare nella preghiera, lo devi portare in una comunità che la vive insieme. Quindi loro hanno bisogno di masticare la realtà, di digerirla e di dargli un significato. Una comunità che la vive insieme. Avete creato dei gruppi, delle amicizie, anche incontrandovi nella parrocchia, grazie anche a Don Domenico? Sì, fortunatamente sì, abbiamo costruito questo gruppo di varietà e organizziamo anche molte uscite. Per esempio siamo andati a trovare due volte quest'inverno i senza tetto a Tiburtina e a Termini. Sì. Quindi facciamo molte iniziative anche di carità. Era spinti la prima... soprattutto da Don Domenico. Spinti da Don... è uno sì. Molto attivo, no? La prima volta che facevate cose di questo genere o comunque la prima volta ve la ricordate? Che cosa vi siete portati a casa? Gli sguardi di quelle persone e l'intimità con cui ti guardano e il bisogno di contatto. È stato I vostri amici come vedono queste iniziative? Sicuramente non tutti le capiscono o le condividono. Passatevi il microfono. Dai Davide, tu che sei così taciturno apparentemente, i tuoi amici le condividono queste iniziative? La maggior parte sì. Anche. Ah sì? Sì sì. Ah. Beh, una cosa positiva. Sì, sì, sì. E voi ragazze? Io faccio parte del coro della parrocchia, quindi quello che vivo è soprattutto nel canto, unire la mia voce a quella degli altri e quindi innalzare la lode a Dio, no? Quindi una grande condivisione che si sviluppa attraverso tante realtà. Giorgia, mi manchi tu. Nel tuo caso che cosa hai trovato in questi incontri? Principalmente ci siamo uniti e penso che già l'unione fa tanto che c'è carenza di unione nella vostra realtà? No, secondo me no. Cioè, voglio dire, ormai io vedo mia figlia a 13 anni, no? Quindi sempre con questi social, ci si incontra praticamente molto più sui social sì. Che nella vita reale. Quindi invece l'incontro in parrocchia probabilmente dà più spessore alla vita reale, all'incontro reale. Sì. Sei d'accordo su questo? Sì. Voglio un po' fare da interprete, no? I loro sentimenti. Allora, sentiamo comunque, sempre tornando a parlare della messa, quello che ha detto Papa Francesco qualche anno fa in un'udienza generale del mercoledì. Ascoltiamo. Che cosa è essenzialmente la messa? La messa è il memoriale del mistero pasquale di Cristo. Essa ci rende partecipe della sua vittoria sul peccato e la morte e dà significato pieno alla nostra vita. Per questo, per comprendere il valore della messa, dobbiamo innanzitutto capire allora il significato biblico del memoriale. Esso non è soltanto il ricordo. Memoriale non è soltanto un ricordo, il ricordo degli avvenimenti del passato, ma il memoriale li rende in certo modo presenti e attuali. Ecco, rendere gli eventi del passato presenti e attuali, una cosa sì. Molto importante. Certo, ultimamente ho rivisto un film che mi piace molto, Ritorno al futuro. Sì. E c'è una macchina, proprio un'automobile che fa da macchina del tempo. Ecco, la messa è questa macchina del tempo che ci riporta al momento della nostra redenzione. È come una macchina del tempo che ci fa partecipare all'ultima cena di Gesù, ci fa vivere nella vicinanza sotto la croce, ci fa assistere alla sua risurrezione e al momento in cui entra nel cenacolo risorto a donare lo Spirito Santo. Ci rende partecipi, ci rende attuale ciò che potrebbe essere lontano nel tempo, ma che invece ha un bisogno di attualità, cioè di gettarsi nella nostra vita e di trasformarla quotidianamente. È bellissimo l'esempio che hai fatto, una macchina del tempo, però anche la macchina del tempo ha bisogno di un guidatore, di un certo. Pilota. E voi siete probabilmente i guidatori, un grande sì. Pilota è Papa Francesco, certo. Che riesce a coinvolgere milioni di persone Mamma in tutto mia, il mondo. Che gioia che porta nel mondo.
anche i ragazzi in linea di massima sono molto legati a Papa Francesco. Secondo te c'è una ragione particolare? Perché Papa Francesco parla papale papale. Ah, ecco, proprio così. Ed è portatore di gioia. La maggiore testimonianza che noi siamo fatti per Dio è che quando hai Dio sei pieno di gioia. E ami gli ultimi, ami i peccatori, ami chi è lontano. E questa è la grande testimonianza di Papa Francesco, la vicinanza a tutti, in tutte le situazioni, con una gioia immensa di stare e di lavorare per Gesù. La vicinanza a tutti, in tutte le situazioni. Ragazzi, vi metto ancora più in difficoltà in questo momento. Due parole per definire Papa Francesco, da tutti le voglio sapere. Dai, passatevi il microfono velocemente. Ecco, adesso se le passano non se lo danno più, perché dicono no, parti tu, parti tu. Dai, Davide, forza. Sicuramente è un Papa molto vicino a noi. Che... Quindi lo sentite vicino. Sì. Emiliano? Io direi attivo. Beh, su questo non c'è dubbio. Non si ferma mai. Non si ferma mai. Camilla? È spontaneo e dice le cose come stanno e parla di argomenti infatti molto attuali. Giorgia? Il suo essere diretto, cioè i suoi messaggi quando li ascolti arrivano direttamente al cuore. Non sono interpretabili, no, cioè sono così, diretti. Come Chiara? Paterno e umile. Bella anche questa cosa, paterno, anche umile naturalmente. Allora, torniamo adesso, visto che ve l'ho promesso, a quelli che sono i simboli della messa. E poi partiamo, perché andiamo a proposito di messa e di fede anche ad Assisi. Però parliamo di questi simboli. E la messa è piena di segni. Ad esempio la croce, il segno della croce. Poi anche l'altare, che è separato dal resto della chiesa dai gradini. E tutte e due hanno dei significati precisi. Certo, ma tutto quanto quello che avviene in chiesa, e la chiesa stessa è tutta piena di simboli, di segni che ci rimandano alla realtà soprannaturale. Per esempio il momento della crocifissione, della risurrezione di Gesù è vissuto su un piccolo monte, sul Golgota. Per questo i gradini dell'altare ci conducono nel luogo dove Gesù si offre sacramentalmente di nuovo tutti i giorni per noi e da dove risorge. Così il lambone è il luogo da cui gli angeli hanno annunciato la risurrezione di Cristo. Ma i simboli sarebbero tantissimi, anche il semplice alzarsi in piedi per proclamare il Vangelo o per testimoniare la propria fede nel credo, lo stare seduti in ascolto, inginocchiati in adorazione, tutto ciò che avviene nella Chiesa rimanda a realtà soprannaturali. Magari sono azioni che uno fa quasi meccanicamente, certo, e che invece, appunto, riflettendoci hanno dei significati molto più profondi. Allora, come ho promesso, adesso andiamo ad Assisi, perché facciamo questo viaggio nella città del patrono d'Italia e poi continueremo a commentare anche la figura di San Francesco, d'accordo? Raggiungiamo Assisi. Devo dire, Don Domenico, che se uno ha la fortuna di andare a visitare Assisi e i luoghi dove ha vissuto San Francesco, torna a casa ricco di positività, di spiritualità, di grandi emozioni. È vero. Quante volte sei andato ad Assisi? Tante volte. Ci andavamo tornare. Quasi tutti gli anni come seminarista e poi quante volte. Sì. Senti, parlo di nuovo con i ragazzi perché volevo sapere qual è l'insegnamento secondo voi che San Francesco ha dato e che sentite più vostro. Chi è che mi può rispondere? Davide? No, Emiliano. Io direi la carità e la beneficenza. E non è solo esclusivamente il dono che si dà al più bisognoso, ma proprio il legame che si crea con quest'ultimo. Noi, grazie a Don Domenico, a San Tommaso d'Aquino, abbiamo vissuto questa esperienza e abbiamo visto proprio Gesù in queste persone. E dopo la sensazione è indescrivibile, è bellissimo fare carità. Quindi ti senti bene, senti sì, di seguire molto nella tua vita, credo un po' tutti voi, no? Don Domenico, sei riuscito a fare un bellissimo gruppo. Un ragazzo però oggi del 2019, in che modo si può ispirare a un personaggio vissuto più di 800 anni fa? Chi mi risponde? Davide. Allora, secondo me, anche se sono passati molti anni o molti secoli, comunque la figura e gli ideali di San Francesco sono molto più vicini a noi di quanto ci possiamo immaginare. Quindi lo possiamo vedere come una guida, ecco. Una guida.
Difficile, è difficile, però insomma i miei ospiti dicono che tutti noi possiamo diventare santi, i preti che vengono a trovarmi, certo, per cui dico siamo un po' megalomani, però siamo chiamati, bisogna rispondere sicuramente alla chiamata. So che uno di voi ha fatto il cammino di Francesco, tu? Io? Sì. Ecco, Chiara, dimmi Chiara. Per me è stata l'occasione di incontrare Dio. E, intanto in che cosa consiste il cammino di Francesco? La marcia francescana consiste in un cammino verso il perdono di Assisi, che è la festa che si celebra il 2 agosto, proprio ad Assisi, e tutti i marcianti che vengono da tutta Italia, ma anche in realtà da altri luoghi d'Europa, vengono accolti quel giorno e si viene accolti dai frati, dalle suore, e si entra poi nella porziuncola dove c'è un breve momento di preghiera importante e poi ci si fa gli auguri a vicenda. Tutto questo è l'arrivo, in realtà c'è un prima, che sono i 10 giorni di marcia durante i quali si condivide proprio la vita con altre persone sconosciute, e in realtà poi si scopre, no, che dietro il fratello c'è Gesù che si fa compagno di cammino e che dietro quell'esperienza c'era un dono personale per ognuno, che è appunto la conoscenza reale di un Dio e la trasformazione di tutto quello che pensiamo sia astratto e lontano da noi in qualcosa di molto pratico. Mi piace come parla, proprio piena di passione. Ti ringrazio di questa tua testimonianza. Però a proposito di cammini, appunto abbiamo sentito del cammino francescano, adesso ci spostiamo in Brianza per seguire un altro cammino, esattamente quello dedicato a un altro grande santo, Sant'Agostino. Ok? Continuiamo il nostro racconto. Tanti luoghi di culto, luoghi dove ci si ritrova a pregare o comunque luoghi dove ci si ferma per ascoltare la messa. In questo momento particolare, dove nel mondo si parla di quanto sia importante prendersi cura della nostra casa comune, io voglio ricordare un passaggio della messa che è molto importante. Sì. Mi dicevi tu, magari lo facciamo e non ce ne rendiamo nemmeno conto. Un momento nel corso del quale noi diamo la voce agli animali, alle piante, anche alle montagne del nostro pianeta. Sì, c'è la quarta preghiera eucaristica, che è la preghiera che si fa prima della consacrazione eucaristica, la quarta che è stata inventata, diciamo così, scritta come conseguenza del Concilio Vaticano II. Sì. E parla proprio, prima del santo, dice che noi, insieme agli angeli e ai santi, fatti voce di ogni creatura, quindi come rappresentanti di tutta la creazione visibile, degli animali, delle piante, che non possono rendere lode a Dio se non attraverso di noi, cantiamo santo, santo, santo. Siamo i rappresentanti della creazione, non siamo i padroni, siamo i custodi e i compagni. Dovremmo essere gli oculati custodi, no? Gli oculati custodi, non sfruttatori. E questo ce lo insegnano da sempre, però dovremmo aprire un pochino meglio le orecchie, vero? Giusto. Mi sa di sì. Don Domenico, ti ringrazio tantissimo. Grazie di essere voi. Venuto a trovarci. Ringrazio i tuoi super ragazzi, che so che ne hai tanti, e poi ti hanno detto che sei innanzitutto giovane, quindi è la cosa, non potevano farti un complimento più bello, perché giovane non è la persona che ha rughe o non rughe o l'età, è quello che l'energia che trasferisce agli altri, no? Quindi lui chiaramente vi riempie di energia che voi ricambiate. Grazie davvero tanto. Non finite qui, noi ci fermiamo, rimanete con noi.